Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e ben trovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Farsi carico di indirizzare un adeguato livello di risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sviluppo delle aree interne, proporzionale al peso che tali territori rappresentano per la Toscana, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei comuni e la loro priorità rispetto agli interventi di salvaguardia del territorio. È quanto chiede la risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio per favorire lo sviluppo delle aree interne. Il Recovery Plan è un'opportunità storica per il nostro Paese, ma è un'opportunità storica anche per affrontare il tema della diseguaglianza tra i territori, tra i centri urbani e le aree più periferiche. Da questo punto di vista il recovery e l'esame che abbiamo fatto in commissione presenta molte opportunità. Il piano nazionale dei borghi, la questione della connettività, il rilancio dell'attività turistica, un nuovo modello di sanità territoriale. Abbiamo innanzitutto delineato per la giunta regionale un obiettivo. Se in Toscana, nelle aree interne, è concentrata un terzo della popolazione regionale, l'obiettivo che ci dobbiamo porre è che un terzo delle risorse che arriveranno in Toscana dal Recovery Plan siano destinate alle aree interne. È un obiettivo ambizioso, ma un obiettivo necessario. E per raggiungerlo abbiamo delineato due obiettivi di medio termine. Il primo, la regione si deve strutturare per dare una mano ai comuni, perché senza progetti non si intercettano i finanziamenti. L'altro, se i comuni e soprattutto i più piccoli ci dicono abbiamo difficoltà di bilancio nel finanziare l'attività di progettazione, questi comuni rischiano di essere tagliati fuori da questa opportunità e quindi occorre come regione mettere in campo un fondo per sostenere l'attività di progettazione, perché appunto queste risorse non è che verranno paracadutate sui territori, verranno intercettate dai territori se ci saranno dei progetti e quindi noi dobbiamo mettere in condizione la regione e gli enti locali di avere progetti chiari, definiti e avanzati. Mi fa piacere che all'interno di questo documento sia stata recepita una proposta del collega Veneri e del gruppo di Fratelli d'Italia che chiedeva di investire anche per il superamento del digital divide. Io continuo a sostenerlo da tempo. Una regione degna di tale nome, che vuol guardare al futuro, vuol pensare di affrontare le tematiche importanti del futuro, non può pensare che ancora oggi esista all'interno del proprio territorio esistano aree differenti da un punto di vista della copertura digitale. Cioè oggi siamo in una situazione per la quale due bambini che nascono oggi, che vengono alla luce nello stesso istante, uno che nasce in una città importante, uno che nasce in un comune, magari montano, magari di qualche area interna, per tutta la vita avranno opportunità differenti, non avranno le stesse opportunità, non potranno mettersi in gioco alla pari sfruttando le stesse opportunità. Questa è un'ingiustizia che non può essere accettata in una regione che guarda al futuro. Siccome i soldi del Recovery Fund non sono soldi che ci vengono regalati, e questo è bene che anche i nostri colleghi della maggioranza se la mettano bene in testa, perché abbiamo sentito tante volte dire ma abbiamo questi soldi da spendere. No, abbiamo questi soldi da investire, perché 360 miliardi dei 750 che arriveranno andranno restituiti all'Europa da ora al 2058. Quindi o si fanno investimenti che da ora al 2058 riportino sul territorio dei fondi che servono poi a restituire anche questi soldi, oppure ci andremo a indebitare. E quello che oggi sembra un regalo, un domani potrebbe diventare un incubo. L'Aula ha espresso apprezzamento per l'attività svolta e i risultati conseguiti dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nel 2020. L'atto, che ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza e quello contrario di Lega e Fratelli d'Italia, ribadisce anche l'impegno a contribuire attraverso tale organo ad assicurare la finalità rieducativa della pena e il reinserimento sociale dei condannati. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione sull'attività annuale del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Il dottor Fanfani, il nuovo Garante per i detenuti della Regione Toscana, ha illustrato nella prima commissione l'attività
nell'anno 2020, mettendo in luce tutta una serie di aspetti importanti collegati al sistema carcerario detentivo della nostra regione. Lo ha fatto evidenziando come la Toscana sia nella media nazionale quanto al tema dell'affollamento degli istituti penitenziari. Ci sono alcuni istituti penitenziari sovraffollati, altri invece che sono in ipoaffollamento, però la regione toscana rientra nella media nazionale. Si è molto riflettuto anche sulle due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le due REMS che abbiamo in Toscana, quella di Volterra e quella di Empoli, e anche di tutte quelle misure che vengono adottate anche in altri luoghi di detenzione che sono restrittive della libertà personale. Si pensi soprattutto ai servizi che operano il contenimento collegate ai TSO, ai trattamenti sanitari obbligatori, o ancora le RSA o le RSD quando diventano comunque luoghi nei quali viene scontata una pena. Carcere detenuti è una funzione importante che noi sosteniamo, un'iniziativa importante, quella di tutelare coloro che sono nelle carceri. Ricordo bene un lavoro svolto negli anni precedenti quando anche da Presidente della Commissione di Sanità ho introdotto e agito per tutelare la condizione di salute e di vita di coloro che sono detenuti nelle nostre carceri con delle visite costanti ma anche con iniziative, e questo lavoro sta proseguendo e credo che sia un dovere delle istituzioni toscane essere presenti anche nelle carceri. E ricordo la questione del carcere di San Gimignano, dove siamo stati in grado fondamentalmente anche dal nostro osservatorio di incidere rispetto al ripristino delle condizioni anche di legalità all'interno delle carceri. Dal mio punto di vista arriveremo alla soluzione ottimale quando ci sarà un garante non solo per i detenuti, ma un garante anche per chi opera nelle carceri. La visione onirica del garante dei detenuti, una certa criminalità reversibile, sul far riferimento a delle premesse di carattere sociale, non ci piace. Lo dico chiaramente, sono convintamente assertore di quella che anche per la dottrina giuridica è la concezione neo-retributiva della pena, che vede nella pena una sanzione penale, una sanzione per colpire l'autore del reato che ha il suo male, ha creato un illecito, quindi un qualcosa a cui la società deve rispondere. E chi sbaglia la lega su questo è molto chiaro. Lo è sempre stato, c'è il problema delle carceri che occorre affrontare con provvedimenti come un nuovo piano carcere, quindi si impegna in garante anche in questa direzione, suggerire che si torni anche in Toscana a parlare su un nuovo piano carcere. Quello che noi abbiamo contestato alla relazione del garante per i detenuti è il continuare a voler interpretare il rapporto fra istituzioni e carcere soltanto parlando con una delle due anime che vivono e che devono convivere all'interno del carcere. Noi abbiamo chiesto al garante di impegnarsi di più sul fronte anche dei rapporti con la polizia penitenziaria, che oggi sono completamente assenti, ma i carceri, abbiamo visto anche quei casi di malfunzionamento che abbiamo avuto negli ultimi anni, funzionano quando le due anime, quindi quella dei detenuti e quella degli operatori di polizia penitenziaria, convivono all'interno e si aiutano anche reciprocamente nella vita del carcere. Il garante noi lo interpretiamo come una figura che vada ad avvalorare questa cooperazione e non che faccia l'avvocato difensore di una parte contro l'altra, magari percependo la parte della polizia penitenziaria quasi come fosse una controparte contro cui dover combattere una guerra quotidiana. Non è questa la figura che a noi piace, è per questo che ad oggi non siamo ancora convinti dell'operato del garante Fanfani. Per superare alcune criticità emerse negli ultimi anni, il Consiglio ha approvato una legge che cambia pelle all'Osservatorio regionale della legalità, ente che si occupa di monitorare le infiltrazioni delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano. Ascoltiamo i dettagli. Il Consiglio regionale ha all'unanimità approvato le modifiche alla legge istitutiva dell'Osservatorio regionale della legalità, una misura importantissima che vuole rendere operativo un organo, l'Osservatorio, che ha la funzione di raccogliere informazioni circa tutte le forme di criminalità organizzata
di stampo mafioso che possano eventualmente penetrare nel territorio toscano, ma un osservatorio anche che ha come obiettivo quello della diffusione della cultura della legalità. Con la nuova legge si sono andate a puntualizzare le funzioni dell'osservatorio, si sono andati a indicare più compiutamente coloro che devono entrare a far parte di questo osservatorio, garantendo che l'osservatorio possa essere operativo anche con la sola presenza dei soggetti individuati dagli enti pubblici. E soprattutto si è resa operativa e visibile l'azione dell'osservatorio attraverso l'indizione di una conferenza annuale organizzata con il Consiglio regionale per discutere dell'attività svolta dall'osservatorio. Uno strumento importante a servizio della Toscana che integra le funzioni istituzionali con quelle delle amministrazioni comunali, con quelle delle forze dell'ordine, al quale abbiamo chiesto di fare parte di questo organismo, oltre che le associazioni che lottano nel territorio contro le mafie. Quindi è un luogo comune di lavoro dove si condivideranno politiche, dove si faranno azioni congiunte e credo che sia un baluardo importante delle istituzioni al cospetto della criminalità organizzata e delle mafie. Possiamo che essere a favore di tutte le proposte che vanno a migliorare la lotta contro la criminalità organizzata. In questo senso occorre interpretare questa proposta di legge sull'osservatorio della legalità che va a migliorare le funzioni, a incrementare le funzioni e anche a dare una nuova composizione. E al tempo stesso attiva la commissione sulla lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, presieduta dalla mia collega Elena Mini. Sono certo che più strumenti abbiamo, più possiamo fare bene. C'è molto lavoro da fare, come purtroppo certe inchieste dimostrano in modo inequivocabile, e quindi cerchiamo di dare ciascuno di noi il nostro contributo. Ci sarebbe piaciuto essere più coinvolti nel miglioramento della normativa sull'osservatorio della legalità. Purtroppo a volte la maggioranza procede di fretta perché si rende conto che ci sono evidenti problemi anche in Toscana. È un po' in questo senso che leggiamo ad esempio anche un preambolo piuttosto toscano. Il nostro sarà un voto a favore, sperando che anche le nostre idee possano essere accolte. Ci fa piacere che dopo 2 mesi circa, da quando il Partito Democratico bocciò la proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione permanente antimafia, si sia rimesso mano alla legge che regolamenta l'osservatorio per la legalità. 2 mesi e mezzo fa ci sentimmo dire in aula che non dovevamo toccare niente perché la maniera in cui la Regione Toscana affrontava il tema della legalità era perfetto, salvo 24 ore dopo assistere all'inizio dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, l'arresto di 23 persone, il sequestro di 22.000 euro di capitali legati all''Ndrangheta, allora forse evidentemente si sono accorti che non stavano facendo tutto e ben venga questa revisione dell'osservatorio. Adesso però che venga fatto funzionare e che venga reso attivo nel più breve tempo possibile. Un progetto di rete che potenzia il meccanismo delle residenze artistiche della regione e che propone un'azione diffusa in tutto il territorio per supportare gli artisti e il loro lavoro. Vediamo. Io sono felice oggi qui di poter dare il via al progetto Toscana Terra Accogliente, un lavoro lungo un anno, un lavoro fatto con le residenze artistiche che sono risultate vincitrici, un lavoro che mettiamo a disposizione la collettività della Toscana. Noi come Consiglio regionale in questi mesi abbiamo voluto fare la nostra parte, insieme alla Presidente Giachi, che ringrazio per l'importante lavoro che sta svolgendo in questi primi mesi di legislatura, abbiamo deciso di mettere a disposizione le poche risorse che avevamo frutto dei risparmi, dei costi della politica, per dare un segnale, una risposta a quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi mesi avevano subito più di altri gli effetti della pandemia. A breve uscirà un bando, sappiamo che è una goccia nel mare, sappiamo che servirebbe di più, ma noi siamo riusciti a dare tutto quello che in questo momento potevamo per dare una risposta, un sollievo, ma soprattutto per dire che con la
la cultura, con il teatro, con tutte queste iniziative, la nostra Toscana davvero può tornare ad avere speranza verso il futuro. Quindi speriamo a breve che possa ripartire tutto e speriamo che ci sia la possibilità di ricominciare. Ci piace l'idea di presentare un'iniziativa che è un segno della resilienza e della resistenza di questo territorio, e devo dire resistenza e resilienza ci rendono umani insieme alla cultura. Io sono molto grata agli operatori che l'hanno resa possibile, alla rete di tutte le residenze teatrali, i centri di produzione, le compagnie che hanno lavorato a questo progetto che porterà in scena 5 compagnie vincitrici del bando per 25 repliche complessive con quasi 200 ore di residenze teatrali, e devo dire che è un risultato straordinario in un momento così difficile. È un bel messaggio che vogliamo mandare oggi dal Consiglio regionale della Toscana a tutta la regione e a tutto il paese, perché è vero, questo periodo ci ha messo a dura prova. Il Covid ha fiaccato lo spirito in molti frangenti, ha reso impossibile lavorare, ha immiserito il nostro tessuto, ma ha anche suscitato un bisogno di collaborazione, una voglia di lavorare insieme, un bisogno proprio di darsi man forte, che sta producendo i suoi frutti.